Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Menchicchi dell'Osteria di Mugnanese. Ci troviamo in località Mugnanese nel comune di Castiglione del Lago, nella provincia di Perugia, sulle sponde del lago di Montepulciano. Questa storia del lago, di questo piatto tipico, il brustico e il tegamaccio, è nato su questa sponda del lago di Montepulciano, che ci tramandiamo famiglia in famiglia, da delle generazioni, e ancora io continuo a cucinare questo brustico e questo tegamaccio alla vecchia maniera, come era da tradizione. Il brustico era un piatto povero dei pescatori che lo mangiavano quando tornavano dalla pesca, dopo una giornata di pesca, e il tegamaccio veniva fatto durante l'arco dell'inverno perché almeno cucinavano su un camino, e così facevano anche, si scaldavano anche oltre che cucinavano. Il giro gastronomico dell'Umbria, vi andremo a presentare questo piatto tipico che è il tegamaccio. Ora tra 2 minuti inizieremo a cucinarlo. Adesso andremo a preparare il tegamaccio. Il tegamaccio, nel frattempo versiamo l'olio extravergine di oliva naturalmente. Prepariamo questo soffritto che dovrà andare per qualche minuto. Mettiamo della cipolla tritata per preparare il soffritto e la facciamo andare per qualche minuto. Mettiamo il fuoco sotto il tegame. Il soffritto è pronto, iniziamo ad aggiungere gli ingredienti. Mettiamo del pomodoro, aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro, lo sfumiamo con un goccino di vino bianco. E ora metteremo giù il pesce. A questo punto iniziamo ad adagiare il pesce sul tegame. Allora, questi sono pezzi di luccio, di tinca e di anguilla naturalmente. Saliamo il tutto. Aggiungiamo un pochino di peperoncino . Continuiamo ad aggiungere il fuoco e 2 ore di cottura . Il tegamaccio ancora sta bollendo . Lo giriamo un attimo e stiamo attendendo la cottura . Il tegamaccio è pronto e ora andiamo a impiattarlo. Prendiamo un pezzo di luccio, uno di tinca e uno di anguilla. Il piatto è pronto e buon appetito!